caso di cancellazione del volo, la normativa comunitaria, si tratta di un regolamento, prevede che il consumatore possa scegliere tra tre opzioni: o farsi rimborsare il prezzo del biglietto, oppure farsi imbarcare sul primo volo disponibile, oppure scegliere un altro volo per lui più comodo nei giorni successivi, sempre operato dalla stessa compagnia. È bene però dire che se la comunicazione sulla cancellazione del volo arriva 2 settimane prima della partenza, questi diritti si restringono e abbiamo diritto soltanto di avere il rimborso del volo che non possiamo fare. Qualunque soluzione il consumatore scelga ha sempre diritto all'assistenza. Si tratta di pasti e bevande gratuiti, persino una notte in albergo se fosse necessario partire il giorno successivo, i transfer naturalmente tra l'aeroporto e l'hotel. Questa disciplina si applica a tutti i voli in partenza dall'Europa, ma anche ai voli che invece sono destinati al continente europeo, a condizione però in questo caso che siano operati da una compagnia comunitaria. Quindi un volo che si svolge al di fuori dei confini europei e che è operato da una compagnia straniera è soggetto a regole locali e lì le cose si fanno più complicate per i consumatori. La situazione del ritardo dell'aereo è disciplinata da norme comunitarie che in questo caso prevedono indennizzi parametrati naturalmente al tempo di attesa in aeroporto e anche alla lunghezza della tratta che avrei dovuto percorrere. Nel caso si debba acquistare un volo, è bene prediligere le tariffe piene. Sono chiaramente più costose, ma sono quelle che prevedono ad esempio la possibilità di spostare il nostro volo o addirittura di essere rimborsati. Qualora si acquisti invece un pacchetto turistico, lì conviene stipulare una polizza di assicurazione valida per le disdette, ma anche per tutto ciò che può accadere al nostro viaggio. Naturalmente facendo attenzione di verificare, ad esempio, che la polizza copra il caso di Covid, così che se il passeggero non può partire perché risulta positivo, non vedrà sfumare insieme alla vacanza anche i suoi denari.